Abbiamo detto nelle nostre dottrine per noi l'elemento di valutatura, come al solito, è il lavoro di valutatura fratto y, ossia in generale relazione di Eulero con 1 per la componente periferica della C con 1, con 2 per la componente periferica della C con 1, fratto il lavoro ideale specifico G per il salto motore utile. Abbiamo a che fare sempre con macchine monostadio, in cui cercheremo di minimizzare l'energia cinetica dello scarico. Quindi nel punto di progetto C con 2 per noi dovrà C con 2 U, per noi dovrà essere pari a 0, in maniera da ridurre la velocità C con 2 e di conseguenza la successiva C con 3 all'uscita del diffusore, ridurla soltanto alla componente meridiana, quella necessaria effettivamente per scaricare la macchina. Quindi per noi il rendimento di valutatura ottimale, quello che ci dà lo scarico assiale della macchina, in realtà è un con 1 per C con 1 fratto GH1. Utilizziamo la definizione di grado di reazione che abbiamo introdotto prima, questa, quindi abbiamo R star grado di reazione pari ad 1 meno la C con 1 al quadrato fratto 2 volte il lavoro ideale specifico GH con 1, quindi C con 1 sarà pari ad 1 meno il grado di reazione per 2 volte GH con 1 tutto sotto la radice quadrata. Il lavoro di valutatura allora potremmo esprimerlo, il rendimento di valutatura potremmo esprimere come U con 1 che moltiplica la radice quadrata di 2, 1 meno il grado di reazione per il lavoro ideale specifico. Questa è la C con 1, noi qui abbiamo la componente periferica per coseno di alfa 1, dove l'angolo alfa 1, come al solito, misura l'angolo di direzione periferica, l'angolo formato appunto tra la C con 1 e la velocità periferica, come abbiamo sempre fatto per i triangoli di velocità, fratto G H con 1. Che possiamo anche riscrivere rendimento di valutatura corrispondente alle condizioni di scarico assiale come pari a U con 1 per la radice quadrata di 2 volte 1 meno il grado di reazione per il coseno di alfa con 1 fratto la radice quadrata di GH con 1. Ossia U con 1 fatto radice di GH con 1, ci metto qui un pedice a intendere che questa sarà la U con 1 che mi garantisce un rendimento, uno scarico assiale in corrispondenza del quale mi aspetto il massimo rendimento della macchina.
quasi pari al rendimento di palettatura che avrò per la mia macchina disegnata con scarico assiale, fratto la radice quadrata di 2 volte 1 meno r meno il grado di tensione coseno di alfa con r. Specifico ovviamente è fissato, perché è fissato l'accelerazione di gravità e è fissato alle condizioni di design quello che è il salto utile da sviluppare. Come detto all'inizio, spesso nelle turbine idrauliche abbiamo il problema che la velocità periferica che dobbiamo andare a utilizzare, che ci ottimizza il funzionamento della macchina, potrebbe essere in realtà troppo piccola, che ci porterebbe specialmente nel caso in cui dovessimo sfruttare grosse portate, quindi comunque dimensioni generose, ci porterebbe a far ruotare la macchina troppo lentamente e quindi a utilizzare un alternatore troppo costoso. Se vogliamo far crescere la velocità periferica, in questo caso la U con 1, e di conseguenza far crescere la velocità di rotazione del gruppo, una strada può essere quella di intervenire sull'angolo alfa con 1 e sul grado di reazione. In particolare, se alfa con 1 aumenta, misurato in direzione periferica, il coseno di alfa con 1 diminuisce, questo tenderà a farmi aumentare u con 1. Lo stesso, se il grado di reazione tende ad aumentare, questo termine tende a diminuire sotto radice quadrata, anche questo porterà a farmi aumentare una velocità periferica u con 1. Fondamentalmente, quando ci troviamo in condizioni dove già il salto utile di per sé non è troppo alto, e ripeto, dobbiamo comunque avere a che fare con macchine di dimensioni piuttosto generose, quindi diametri di con 1 tendenzialmente grandi, allora per cercare di far crescere la omega in maniera da non dover andare a utilizzare un alternatore troppo costoso, addirittura poter utilizzare un alternatore realizzabile, una strada è quella di andare a utilizzare macchine caratterizzate da grado di reazione sempre più alto. Fondamentalmente ci aspettiamo che al crescere della velocità specifica la macchina giusta da utilizzare sia caratterizzata da un grado di reazione sempre più alto e far crescere anche l'angolo alfa con 1. Per cui apposta, non ci, come premesso, non sarà più come nelle macchine termiche che abbiamo studiato in precedenza, turbine a gas, turbine a vapore, dove alfa con 1 sarà in genere il più piccolo possibile, che è quello che abbiamo visto porta ad avere i rendimenti più alti possibili. No, qui potrà, la scelta invece in genere porterà ad avere valori di alfa con 1 piuttosto grandi, non grandissimi, ma insomma non certo i 10-14 gradi di cui si parla nel caso di. E al crescere appunto della velocità specifica, al diminuire del salto o ponendo a diminuire il salto utile, macchina a grado di reazione sempre più elevato. Perché è necessario considerare sempre un tubo diffusore allo scarico delle nostre turbine di reazione? Facciamoci qualche conto e perché. Da questo vedremo anche il perché poi il rendimento delle turbine Kaplan a un certo punto decresce man mano che andiamo a realizzare applicazioni per velocità specifiche sempre più alte. Cerchiamo in qualche modo di stimare per una macchina quello che è l'energia cinetica persa allo scarico della girante, quindi alla sezione 2, confrontandolo con quello che è il salto utile. Per fare questo, la figura della slide, io vi faccio una schematizzazione un po' più grossolana, però vi voglio mettere in evidenza alcune cose. Girante di una turbina radiale,
Centripeta. Girando in genere, sono montate a spazio, consideriamo comunque un certo coefficiente di ostruzione del flusso. Vediamo in realtà dei calcoli che abbiamo già fatto sia per le pompe che per i compressori radiali. Consideriamo sia di con 2 il diametro di sbocco della girante. Di con i il diametro interno del mozzo. Supponiamo che siamo in condizioni di progetto C2U uguale 0 e che la C2M, la componente mediana della velocità, sia costante. Facciamo riferimento proprio alla sezione di uscita dalla nostra girante. Quindi questa sia in realtà la C2 coincidente con la C2M, perché stiamo ipotizzando dovrebbe essere costante. C2 coincidente con la C2M proprio perché sto facendo l'ipotesi che lo scarico sia assiale. Quindi non abbiamo componente periferica della velocità. Seguiamo quello che avviene facendo riferimento alla linea di corrente che passa per l'apice della mano, quindi quella proprio che passa determinata dal diametro di con 2, in corrispondenza della quale abbiamo le massime velocità periferiche. Il triangolo delle velocità è un triangolo rettangolo. Sto disegnando il triangolo delle velocità in quel punto. C2 coincidente con la C2M, avremo una certa O con 2 varia lungo il raggio, noi ci mettiamo all'apice della palla. Avremo una certa W con 2, sempre relativa all'apice, perché ovviamente se C2 è costante e O con 2 cambia, anche la W2 cambia lungo il raggio. Sia questo l'angolo beta 2 relativo all'apice, la linea di corrente che passa per l'apice. Sulla base di questo triangolo delle velocità, io continuo a chiamarla C2M, la C2 è la stessa cosa, possiamo esprimerla con la velocità periferica fermo la tangente dell'angolo beta 2, tutto riferito all'apice, la linea di corrente che passa dall'apice. Ossia proprio omega di 2/2 per la tangente di beta 2. Il valore della C2M in funzione delle condizioni di utilizzo della macchina,
di condurre, come abbiamo già fatto tante volte, possiamo esprimerlo in funzione della portata, perché la portata scaricata dalla girante la possiamo esprimere con pi greco di con 2 alla seconda fratto 4 per un certo coefficiente di ostruzione K, proprio per la componente delle velocità mediale della velocità C, ossia la C. Ossia va per omega di 2/2 per la tangente di beta 2a, utilizzando l'espressione che ci siamo ricavati prima. La portata volumetrica è pi greco portati per il diametro di con 2 al cubo per k per omega per la tangente di beta 2a, ovviamente il coefficiente di ostruzione al mozzo k sarà 1 meno di con i alla seconda su di con 2 alla seconda. Prendiamo questa espressione del diametro, la sostituiamo nell'espressione che ci siamo ricavati prima per la componente mediana della velocità. La C2M quindi è omega mezzi radice cubica di 8 Q1 su Q2 K omega tangente di beta 2a per tangente di beta 2a, il 2 lo portiamo dentro, la radice cubica diventa 8, si semplifica, abbiamo Q punto omega cubo, portiamo dentro anche la tangente per tangente di beta 2a elevato al cubo fratto pi greco k omega tangente di beta 2a. Portiamoci fuori sia la portata volumetrica che la velocità di rotazione. Q punto elevato a 1/3 per omega elevato a 2/3 per la radice cubica
tangente di beta 2a alla seconda fratto y k. Quindi abbiamo trovato un modo per esprimere la componente assiale della velocità allo scarico in funzione della portata volumetrica, della velocità di rotazione e dell'angolo cinematico beta 2. Lo scarico della macchina perdiamo energia cinetica, ossia C2m elevato alla seconda fratto 2, ossia Q punto elevato a 2 terzi per omega elevato a 4 terzi per la tangente di beta 2a alla seconda fratto di greco k elevato a 2 terzi, e qui ci aggiungiamo un fratto 2, energia cinetica che effettivamente il fluido ha alla sezione di scarico della girante, valutiamo l'aliquota di energia cinetica scaricata dalla macchina dalla girante in funzione del salto utile del lavoro ideale specifico, quindi G per H1 mezzo punto elevato a 2 terzi per omega elevato a 4 terzi GH1 per questa espressione ci dà l'aliquota di energia cinetica che abbiamo allo scarico della macchina rispetto a quello che è il lavoro ideale che mettiamo a disposizione della nostra macchina, l'energia che potrebbe essere convertita in lavoro utile. Fondamentalmente è funzione, trascuriamo un attimo il coefficiente di ostruzione al morso, è funzione di questo angolo e in realtà dei parametri operativi della macchina: portata volumetrica, velocità di rotazione e lavoro ideale specifico. In realtà, se guardiamo bene, questo è proprio la velocità specifica a cui andrà a funzionare la macchina. Perché? Questa espressione che chiamiamo epsilon quadro possiamo scriverla proprio come omega per q punto elevato a un mezzo fra ghu elevato a 3 quarti tutto elevato a 4 terzi per un mezzo tangente alla seconda di beta 2 tra y elevato a 2 terzi, cioè epsilon quadro funzione della velocità specifica che avrà la mia macchina nel suo punto di progetto, nelle condizioni di esame in questo caso, elevata a 4 terzi per quel termine funzione di beta 2a. Il rapporto coefficiente epsilon pari a C2m su la radice quadrata di 2GHU, due volte il lavoro ideale specifico, è chiamato coefficiente della velocità allo scarico, è proprio il rapporto tra la componente meridiana della velocità alla sezione 2 rispetto alla famosa CY che siamo soliti definire per le turbine. Questo termine, questa relazione ci fa capire
qui nella sede vi portavo direttamente epsilon, io vi ho riportato qui epsilon quadro, ci fa capire che l'aliquota di energia cinetica che noi perdiamo, o meglio che noi abbiamo allo scarico della macchina, rispetto al lavoro ideale specifico che stiamo investendo, che la macchina potrebbe in realtà elaborare, diventa via via più importante man mano che cresce la velocità specifica dell'applicazione. Quindi in realtà, se questo termine diventa percentualmente sempre più importante, scadrà il rendimento della macchina, sorge appunto una necessità di inserire un qualche apparato capace di recuperarla l'energia cinetica allo scarico, ossia inserire il tubo diffusore che fin dall'inizio della lezione abbiamo detto dobbiamo considerare parte integrante della macchina, perché se non ci fosse, per applicazioni di elevatissime velocità specifiche, tipo ad esempio turbina d'eliche, turbina Kaplan o giganti Francis molto veloce, noi ci troveremo aliquote importantissime di questa energia cinetica allo scarico, non, quindi energia non utilizzata, che possono arrivare anche al 50% del salto motore utile che stiamo sfruttando. Quindi più la velocità specifica cresce, più tenderemo a utilizzare turbine a reazione, angoli alfa con 1 un po' più grandi, tenderemo a cercare di ridurre il più possibile l'angolo beta 2 e avremo la necessità di considerare un tubo diffusore che per l'appunto deve essere considerato parte integrante della macchina, perché c'è poco da fare. Se io voglio sfruttare un salto di 4 metri e devo prevedere una velocità allo scarico 0,5 metri già al secondo, già andatevi a fare i conti di che percentuale può avere la mia energia cinetica allo scarico, però solo per farla attraversare il fluido, per rendere possibile che il fluido attraversi la macchina. Quindi tubo diffusore, il tubo diffusore che mi permette in realtà di non perdere questa energia cinetica in maniera secca, ma in realtà andare a perdere una C3 alla seconda fratto 2, dove C3 è minore di C2. Entriamo un po' più nel dettaglio, in realtà sono ben cose che credo che abbiate già fatto, semplicemente le ripetiamo. Andiamo un po' più nel dettaglio del funzionamento di questi tubi diffusori, in maniera molto schematica, giusto per richiamare il concetto di rendimento del tubo diffusore. Facciamo riferimento allo schema della slide. Riferimento alla slide, quindi dovrebbe essere abbastanza chiara. Consideriamo appunto S2 se la sezione di scarico della macchina, tubo diffusore divergente ovviamente, il nostro scopo è rallentarlo il fluido per guadagnare pressione, recuperare l'energia cinetica. Misuriamo le quote rispetto alla sezione di sbocco posta al di sotto del pelo liquido dell'acqua, come normalmente. Ovviamente il pelo liquido dell'acqua regna la pressione ambiente e la C1A è prossima a zero. Abbiamo a che fare con il fluido, facciamo l'ipotesi di flusso monodimensionale, abbiamo una certa portata che entra alla sezione 2, man mano rallenterà perché aumenta l'area di passaggio e la sezione con cui variano le aree regola, la legge con cui variano le aree regola il modo in cui varia la velocità assegnata dalla volta. Come al solito scriviamo l'equazione di energia meccanica per un liquido tra la sezione 2 e la sezione 3, termine cinetico, termine di pressione e termine di quota. Alla sezione 3 Z3 la poniamo pari a 0 perché è questa la sezione rispetto al quale stiamo misurando le quote stesse. Consideriamo le perdite che abbiamo nel passaggio attraverso il tubo diffusore. Io qui l'ho indicate R2-3. Vale un po' più la pena perdere un secondo per quanto riguarda l'equazione dell'energia
scriviamo una linea, immaginiamo di seguire appunto una linea di corrente, un elemento di fluido che passa da 2 a 3 e poi al pelo libero del bacino. Quando consideriamo il passaggio dalla sezione di sbocco del diffusore al pelo libero del bacino, in generale noi dovremmo scrivere C3 alla seconda fratto 2 più P3 su ρ più GZ3, ci abbiamo detto che questo termine è nullo perché appunto lì quella per me è una quota di riferimento, uguale CA alla seconda fratto 2 più la pressione ambiente su ρ più G per Z2 più le perdite che abbiamo G per Z2? No, Z1. Le perdite che abbiamo appunto nel passaggio dalla sezione 3 di sbocco al pelo libero del bacino. Ora, stiamo parlando di un aumento infinito della sezione, sul pelo libero del bacino la velocità sarà trascurabile, C con AZ. In realtà, in uno sbocco di questo tipo, tutta l'energia cinetica che il fluido ha quando si immette in questo serbatoio di dimensioni infinite viene dissipata in modi turbolenti. Difatti, questa degradazione di energia meccanica che abbiamo qui al secondo membro corrisponde esattamente all'energia cinetica con cui il fluido si immette all'interno del nostro serbatoio di dimensioni infinite. Ossia, cosiddetta perdita del borda, non abbiamo nessun recupero di pressione, non ci dobbiamo aspettare nessun recupero di pressione quando siamo in una situazione di questo genere. Tutta l'energia cinetica si trasforma in degradazione, cioè viene degradata sotto forma di modi turbolenti fondamentalmente, non concorre minimamente a recuperare pressione. Questo fa sì I3 su ρ pari alla pressione ambiente su ρ più GZ con ρ, ossia alla sezione di sbocco del nostro tubo diffusore avremo la pressione idrostatica fondamentalmente, la pressione ambiente più la quota dovuta alla profondità a cui è posta la sezione di sbocco. Quindi se prendiamo questa espressione della pressione alla sezione, alla sezione 3 e la andiamo a sostituire qui dentro, invece nel bilancio di energia scritto seguendo il modo del liquido lungo la linea di corrente da S2 a S3, sostituiamo la P3, appunto la pressione idrostatica, P3 ambiente su ρ più la quota a cui è posta la bocca di scarico. Otteniamo questa espressione, da cui ricaviamo quella, la seconda, ossia qui ho sostituito nel bilancio di energia il valore della P3 ricavato precedentemente e qui esplicitiamo il valore della P2, la pressione che regna alla sezione di scarico della macchina, sezione di imbocco del diffusore stesso. Z2 meno Z con A Z2 meno Z con A mi dà esattamente H con A, l'altezza di installazione della macchina se non considerassimo la presenza del diffusore. Come possiamo vedere, P2 diventa minore della P con A, della pressione che esiste nell'ambiente, della pressione atmosferica, proprio perché si va a recuperare la quota di installazione della macchina, GH1, e si va a recuperare una parte di energia cinetica, come già abbiamo detto, in quanto la C3 è minore della C2. Quanta se ne recupera dipende dall'efficienza del diffusore. L'efficienza del diffusore, se facciamo riferimento a quella scrittura,
In realtà, come potete vedere, allora qui la P con A è imposta, è la pressione ambiente, H con A è l'altezza, è imposta. C2 e C3 in realtà, appunto, le velocità, se non abbiamo distacchi della vena all'interno del nostro diffusore, il valore della C con 2 e della C con 3 è imposta dalla portata volumetrica scaricata e dalla sezione che diamo all'ingresso e all'uscita del diffusore. Quindi in realtà anch'esse sono imposte. Le degradazioni di energia meccanica che abbiamo nel tragitto da 2 a 3, quindi le perdite che abbiamo nel diffusore, vanno a far sì che la pressione P con 2 sia un pochino più alta di quello che potremmo aspettarci in un caso ideale, cioè che all'inverso il recupero di pressione è meno efficiente di quello che potremmo avere in un caso ideale. Quindi ci conviene definire il rendimento proprio, ripeto, date la C con 2 e la C con 3 che dipendono dalla portata volumetrica e delle sezioni, dalle aree di passaggio che utilizziamo per il nostro tubo. Ci conviene definire il rendimento del diffusore tramite questa espressione: recupero di pressione dinamica che abbiamo nel caso reale rispetto a quello che avremo nel caso ideale in cui questa degradazione non sarebbe presente. Il che ci permette di esprimere piuttosto semplicemente il valore della pressione P con 2 allo scarico della macchina. Dipenderà dalla pressione che regna nell'ambiente, dalla quota a cui è posta la macchina, la quota di installazione della macchina, e dipenderà appunto da che recupero voglio di energia cinetica, quindi da quanto la C con 3 è più piccola rispetto alla C con 2, fondamentalmente dal rapporto C3 su C2, e dal rendimento del diffusore stesso. Per cui possiamo assumere dei valori pari a 0,8-0,9 nel caso dei semplici diffusori di tronco conici, a cui mi sto riferendo per semplicità, o un pochino più bassi se consideriamo i diffusori a conto. Attenzione, perché noi dovremo stare attenti ad avere questa P con 2 maggiore della tensione di vapore dell'acqua, altrimenti allo scarico della girante, allo scarico della macchina, sezione 2, noi potremmo incorrere nella cavitazione. Tutto ciò andrà a limitare la quota a cui posso installare la mia macchina, l'altezza a cui posso installare la mia macchina, in maniera identica a quanto accade in realtà per le pompe, dove il problema della cavitazione limita la massima altezza di aspirazione della pompa. E anche per le turbine parliamo di massima altezza di aspirazione, tra virgolette, nel senso massima altezza a cui posso andare installare la macchina senza avere un tale recupero di pressione nel tubo diffusore da portare alle condizioni di cavitazione. Tant'è vero che a volte, vedete, riportato qui apposta questa figura, può essere necessario andare a installare la macchina sottobattente, come accade per le pompe, se vi ricordate, dove ci sono condizioni particolari dove l'unico modo per evitare la cavitazione è quello di metterla al di sotto del pelo libero, al di sotto del serbatoio in cui dobbiamo dimandare la nostra pompa. Ora, questo discorso semplificato io lo sto riferendo alla sezione 2 di scarico della macchina. Questa, uscita girante, attenzione in realtà, poi ci torneremo un pochino meglio, soprattutto quando faremo l'esercitazione su questo aspetto. Attenzione, in realtà la cavitazione, come accadeva per le pompe, il problema si manifesterà non esattamente alla sezione 2, ma immediatamente all'interno dei condotti rotorici. Perché in realtà, se seguiamo l'elemento di fluido nel suo viaggio attraverso la nostra macchina, potremmo dire così, da un punto di vista macroscopico è la sezione di scarico quello dove abbiamo la pressione minore. Ma in realtà è all'interno dei condotti rotorici che dobbiamo porre la massima attenzione, perché noi sappiamo che un conto è ragionare sulle pressioni medie che derivano da un approccio monodimensionale,
ma in realtà lì dentro i flussi non sono affatto monodimensionali, sono fortemente bidimensionali e tridimensionali. Abbiamo a che fare con un'interazione flusso fluido pala, quindi sui dorsi delle nostre pale in realtà dobbiamo aspettarci delle pressioni molto più basse di quelle che abbiamo allo scarico della pala stessa. In realtà sarà all'interno dei condotti rotorici che potrebbe sorgere il problema e potrebbe sorgere l'attacco della protezione. Va bene, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, ragazzi.